Del risultato oggi era importante trarre un bilancio e fare delle valutazioni. Che cosa è venuto fuori da questo match? Beh, il risultato è sempre importante, quindi dispiace di aver perso 3-2, però stiamo parlando di una squadra che fa la Serie A di un campionato europeo e quindi sicuramente una formazione, guardando la lista, con uomini fatti e non ragazzi come i nostri. Detto questo, sicuramente è un ottimo allenamento in prospettiva di sabato. Noi veniamo da una sconfitta bruciante e pesante col Napoli, abbiamo bisogno e voglia di riscattarci. Quindi stasera nel mio briefing post allenamento con Mister Inzaghi sicuramente gli darò segnalazioni positive perché ho visto grandissimo impegno e questo era fuori di dubbio, ma anche nonostante il vento c'è la ricerca di buone giocate, abbiamo fatto due buoni gol, credo che la squadra abbia fatto assolutamente quello che ci aspettavamo. A proposito di Mister Inzaghi, dov'è adesso il mister? Il Mister è a Coverciano che c'è un raduno per quanto riguarda tutto il settore giovanile, credo che ci sia grosso movimento in Italia e credo che proprio la Lazio nel nome del presidente Lotito stia cercando di fare il meglio per far migliorare il calcio giovanile italiano. E quindi il mister ha partecipato a questa riunione lasciando a me il compito di portare oggi avanti la squadra. Ripeto, ho visto veramente cose interessanti e addirittura abbiamo aggregato due allievi, sicuramente uno dei quali è molto interessante, sono ragazzi giovani, però penso che la Lazio per il futuro non sia scoperta. Prima tornava la sconfitta con il Napoli, una sconfitta totalmente diversa dalla prima della giornata di andata. Anche Saurini ha parlato di impresa, a testimonianza di quanto questa Lazio sia cresciuta in quest'annata. Ma guarda, ci sono stati, devo dire, fino poi a venerdì, prima della sconfitta con Napoli, con Simone, ogni volta che si parla, abbiamo detto che probabilmente neanche noi eravamo consapevoli di quanto potesse crescere, di quanto sia cresciuta la squadra. Non ci aspettavamo questa battuta d'arresto, non per la sconfitta, perché può venire, ma perché non eravamo abituati a vedere la nostra squadra non combattere come siamo soliti nel secondo tempo. E quindi è venuto fuori un Napoli combattivo che non ha rubato nulla. Probabilmente la partita è stata decisa da un paio di episodi nel primo tempo dove potevamo magari arrotondare, però se è un piccolo campanello d'allarme, noi i ragazzi l'abbiamo raccolto e già oggi si è visto qualcosa. Mister, una domanda su Tunkara. Sappiamo che si è infortunato, se ci poteva dire qualcosa di più delle sue condizioni fisiche. Ma ancora non abbiamo la certezza, però dagli esami che ha fatto, i controlli, pare che abbia avuto un piccolo problema al ginocchio, niente di grave, ma che probabilmente ce lo toglierà per un mesetto. Ecco, noi speriamo qualcosa di meno, anche perché adesso dopo Bari abbiamo due partite fondamentali contro la Juve per la semifinale di Coppa Italia. Mamadou è un giocatore fondamentale per noi. Purtroppo i numeri, e non lo diciamo noi, nelle partite in cui non c'è stato, sono le uniche dove noi abbiamo pagato magari in termini di risultati. Speriamo che si possa riprendere presto, però diciamo che dall'altra parte abbiamo avuto il rientro di Fiore che potrà sicuramente crescere. Da un attaccante all'altro, ieri sera a San Siro c'era Simone Palombi, un premio meritato questa convocazione in prima squadra. Ah sì, ma credo che sia anche poi motivo d'orgoglio per il lavoro che stiamo portando avanti, che la Lazio primavera sta portando avanti da anni. Io sono l'ultimo arrivato, affiancato a Simone. È chiaro che vedere Perso, vedere Palombi sono tutte piccole soddisfazioni e ripeto, per il futuro la Lazio potrà anche attingere, diciamo, Cataldi, poi non ultimo, anzi, che sta giocando titolare e dimostra di starci alla grande, quindi sono tutte soddisfazioni. Palombi se l'è meritato, speriamo già che da sabato si possa riprendere per l'errore del rigore, però sappiamo benissimo che Simone ci ha dato tante altre cose in tante altre partite, quindi siamo convinti che ripartirà. Mister, ultima per quanto mi riguarda, come diceva lei, è il primo anno che lei è arrivato qui. Si aspettava una Lazio così forte da subito? No, ripeto, siamo partiti con tante incognite perché la Lazio che aveva immeritatamente perso la semifinale scudetto l'anno scorso col Torino ha perso tantissime pedine importanti, sono andati a giocare in Serie B, in campionati nazionali importanti e dovevamo un attimino testare questa squadra. È cresciuta, abbiamo pagato un attimino dazio all'inizio nelle prime due o tre partite di campionato perché dovevamo necessariamente assestarci. E poi è stato tutto un crescendo, compresa la vittoria della Supercoppa contro il Chievo. Io credo che questa squadra abbia ulteriori margini di miglioramento, quindi dobbiamo stare sul pezzo, lavorare, combattere, credo che sia la strada giusta. Mister, tra poco inizierà il Viareggio, sappiamo che la Lazio invece preparerà al meglio la semifinale di Coppa Italia, allora le chiedo come si avvicina la Lazio a questa sfida con la Juventus. Ma guarda, siamo abituati a lavorare partita per partita e credo che se anche noi sabato avessimo dovuto affrontare l'Avellino prima della Juve avremmo pensato all'Avellino, figurati dovendo affrontare il Bari. Che ci sta davanti, non possiamo permetterci un altro passo falso, quindi siamo molto concentrati. Per quanto riguarda la Juve, io e l'altro, il resto dello staff abbiamo già iniziato
un'analisi video di quello che sono state alcune partite che abbiamo potuto vedere. È una squadra forte, è una squadra che è arrivata alle semifinali, però devo dire che credo che i nostri ragazzi portino con orgoglio la coccarda della Coppa Italia sul petto e la vogliono tenere ancora lì. Dall'altra parte del tabellone c'è cioè la Roma. Se le dicessi di una finale in Coppa Italia, una sorta di 26 maggio versione primavera, come reagirebbe? No, beh, la differenza è che c'è l'andata e il ritorno. Sappiamo che la Roma è una squadra fortissima, è probabilmente una delle favorite in tutte le competizioni, però credo che il derby qui in casa nostra abbia dimostrato che non c'è un gap così ampio come forse si poteva temere, quindi sarà sicuramente tutta da giocare, però mi state parlando in questo momento di un sogno. Prima c'è il Bari e poi c'è la Juve. Grazie mille. Grazie.